Adesso ci prepariamo per questa intervista. Vedo rosso come il Partito Socialista perché tra poco devo andare al lavoro. Insomma, tra poco, famo non tra troppo poco. Pensa il culo che ci siamo fatti per attaccare sta cosa, poi devo staccare e che ogni volta che devo attaccare mi faccio un culo grosso come una casa. Cavolo, ti ho visto sto amore, con quel panettone Allora, in testa. io ho fatto un po' di... Ti fai un video per favore con questa mia dichiarazione che dici Zlatan Raga, ma tanto il problema è che io si è innamorato ve lo dico di me. da parecchio tempo, ma ufficialmente oggi è martedì, giovedì mi taglio i capelli, ho prenotato oggi, quindi Cristina, sì! Sì, vabbè. No, giuro. Ma che ti taglia Cristina? No, Sennò venivo pure io. te magari puoi, io sono quello un po' più... Ma no, mi metto un po' più così. Ci vede. Allora, parliamo del tuo Leicester. Beh, Allora. che cazzo c'entrava? È stato meraviglioso perché tu ti sei stato io. Beh, cioè, voglio dire, che cazzo, non è lei, sta mica Tu si aspetta. mangi, cioè, la lealtà fa beh, che c'è, un cazzo a cazzo, cioè. Buonasera, buonasera. Prego. Grazie. Allora, benvenuto. Grazie Parliamo naturalmente del tuo Leicester. Com'è la situazione? Come sta? mille. Ma la situazione è ovviamente molto delicata perché il periodo è delicato e sono molto felice di poter dire che è un periodo delicato quasi in positivo, perché comunque siamo quasi arrivati a due partite che sono le più importanti sicuramente della stagione, con tutto il rispetto per le altre, anche perché io ho sempre detto che tutte le partite sono importanti, è sempre una finale, anche perché quest'anno abbiamo visto il Leicester anche abbastanza in difficoltà e quindi di conseguenza era importante affrontare tutte le partite come delle finali, così abbiamo fatto. E queste due sono veramente fondamentali e possiamo coronare ciò che di buono abbiamo fatto finora. Proprio su questo punto che ha appena citato, ci arrivano tante domande e ci hanno chiesto come è stato possibile reagire, comunque cosa ha dato la forza per poter reagire a questo Leicester. Ma la forza penso che l'anno scorso, penso che la società cambiando, facendo questo cambio in panchina abbia pensato anche a questo. Comunque Ranieri, che io stimo, è un buonissimo allenatore, ma secondo me la società aveva paura che dopo che Leicester avesse scritto la storia lo scorso anno ci potesse essere quasi un rilassamento da parte di tutta la rosa. E quindi a quel punto serviva a cambiare, serviva a tenere comunque alta la concentrazione e continuare a vincere. Questa mi sembra una cosa molto importante, perché ho sentito anche vari commenti negativi, visto un po' dall'esterno la situazione, ti potrei dire io personalmente, ok, siamo sempre in Leicester, non dobbiamo ricordarci il Leicester campione d'Inghilterra, dobbiamo ricordarci che il Leicester ha fatto un'eccezione clamorosa a vincere il campionato e quindi di conseguenza dobbiamo essere abituati anche ai risultati non particolarmente positivi, almeno per il momento, perché stiamo ancora costruendo una rosa. Proprio, partiamo allora dalle origini di questa avventura. Quando ha accettato la panchina dell'Leicester, Sì. come pensava fossero, diciamo, queste sfide importanti contro City, United? Cosa si aspettava? Cosa ha provato prima di questi incontri? Ma ricordo quando quest'estate, l'estate scorsa, mi chiamò il mio assistente parlandomi insomma di questa panchina. La cosa che mi colpì di più fu, oltre ovviamente a un'ambizione come quella di arrivare in un club che aveva appena vinto e che doveva riconfermarsi, e ovviamente il campionato inglese, che per un allenatore, per qualsiasi tipo di allenatore, può essere sempre un passo in avanti. Ha fatto bene sia a me come esperienza, che un po' tutto anche all'ambiente di Roma, poi in futuro non si può mai sapere cosa possa succedere. Questa è sicuramente una cosa che fa piacere ai tanti tifosi romanisti. Come si è sentito quando ha perso un giocatore importante come Gioi Vardi per tanti infortuni? Ah, direi... Dio porco! Porco! Dio porco! Ecco, sì, direi che questa è senz'altro la definizione un po' più giusta. Ringraziamo peraltro Germano che sicuramente ci starà seguendo, Sicuramente quindi... è stato chiarissimo. Assolutamente. Sempre tornando a parlare di Jamie Certo. Vardy, pensa di blindarlo o è possibile magari in futuro vederlo con una casacca Ah. diversa? Guarda, il mercato è sempre incerto, quindi dare certezze da questo punto di vista mi sembra rischioso. Però, se vuoi veramente la mia parola, Vardy non si muove da Leicester, resta con noi anche a lungo, direi. E questo fa sicuramente piacere a tanti tifosi delle Foxes, anche perché lui ha rifiutato tanti milioni.
Passiamo invece al ricordo di questa stagione che è stata altalenante, però senz'altro spettacolare per la tua squadra. Qual è stata la partita che più ricordi con emozione, più emozionante, più bella dal tuo punto di vista? La partita più bella o più, o diciamo quella del rilancio, dipende, potrebbero essere Tutte e due. tutte e due. Allora, quella direi della svolta, anche se era già un po' di settimane che Leicester cominciava, dal punto di vista delle prestazioni a migliorare, direi che è senz'altro quella contro il Manchester City, il 2-2 casalingo, perché è una partita soffertissima, forse la più sofferta che abbiamo giocato dal punto di vista della prestazione. Però lì sì, direi che è stata una partita al cardiopalma. Può capitare, può capitare, ma non può capitare sempre. Ci hanno detto Un momento, è da inizio stagione, un momento. quindi c'è tutto male. Ora corre Musa, lanciato. Musa a tu per tu con Caballero. Non può sbagliare. Musa! Per il 2-2! Il Leicester c'è! La partita più bella e più emozionante è sempre contro il Manchester, ma contro lo United. Non so se te la ricordi tu il 2-1 clamoroso alla fine. È stata una partita strana, tutto sommato, perché il pallone sembrava non voler entrare mai per quanto riguardasse il Leicester. Loro mi ricordo andarono in vantaggio nel secondo tempo e quindi sembrava un'ennesima beffa, De Gea prendeva di tutto. E poi invece poi c'è stato quel rigore che ha cambiato un po' tutto. Il Leicester poi in transagonistica è riuscito anche a vincere la partita. Diciamo che è stato un po' un'allegoria di tutto il campionato, cioè il Leicester che a volte anche con un po' di sfortuna poi bastava un episodio a far tornare l'entusiasmo e... Sì, anche se spesso quest'anno questo voglio un attimo togliermi qualche sasso dalla scarpa, spesso è stato il contrario, nel senso bastava un episodio negativo e l'ambiente si innervosiva soprattutto l'ambiente che mi sono portato io da Roma. Tutti che, e parlo anche dei tifosi, della gente che ci ha seguito, tutti che ovviamente pretendevano di più, tutti ancora con gli occhi puntati sulla capitale, come è anche normale che sia da un punto di vista nostalgico, no, se vogliamo. E invece, ecco, la soddisfazione che mi sono tolto un po' di più è stata proprio la difficoltà iniziale di poter risalire anche per conquistarmi anche quella fetta che sembrava averci lasciato. Possiamo parlare adesso delle due finali che l'aspettano. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi la vedo molto, molto carico. Cosa si aspetta? Cosa ha detto i tuoi giocatori prima di queste sfide? Ma detto non ho detto ancora nulla, anche perché c'è stata una piccola pausa dopo la fine del campionato e adesso da oggi praticamente abbiamo questa settimana in cui ci concentreremo, questa settimana e mezzo, 10 giorni in cui ci concentreremo veramente al 100%, anche 110 su queste due partite, cosa dirò senz'altro anche se non sarà facile, soprattutto per l'ambiente, non prendiamoci in giro, sono due partite, soprattutto la seconda, molto più uniche che rare, insomma, soprattutto da queste parti, dirò che se siamo arrivati fino a qui, soprattutto se abbiamo ottenuto certi risultati nella seconda parte di stagione, in generale in Champions League per tutto l'arco della stagione, è perché la voglia di stupire c'è sempre stata. Quella penso che non devo essere io a inculcarla nei giocatori prima di queste due partite, quella veramente c'è sempre stata. Cosa che invece dirò è di continuare a giocare come abbiamo fatto fino adesso, continuare a giocare come sappiamo, perché le difficoltà ce le abbiamo avute proprio quando ci siamo innervositi. Ecco, a proposito di stupire, questo Leicester ultimamente ci ha abituato comunque a delle imprese grandiose. La mia domanda è, pensa che facendo questo double, vincendo quindi entrambe queste finali, il risultato sarebbe ancora più grande rispetto a quello dello scorso anno? Oppure comunque sono sullo stesso livello? È una bellissima domanda. E io direi che se siamo qui è anche grazie al lavoro che ha fatto Mister Ranieri lo scorso anno. Quindi non me la sento di prendermi i meriti in maniera globale, ovviamente per quel che è stato. Sicuramente la Champions League è una competizione a parte, una competizione molto strana e mi verrebbe da dire comunque si affrontano tantissime squadre che possono anche essere molto più forti di quelle che affronti in Premier, così come l'FA Cup è una coppa nazionale che conta tantissimo qui e quindi sono due competizioni molto importanti. Però non è banale dire che è anche merito del mister Ranieri, perché è soprattutto merito suo se il Leicester
ha cominciato ad avere questa mentalità. È sicuramente merito suo se lo scorso anno si è vinta la Premier League, e penso che se non ci fosse stata la vittoria della Premier League lo scorso anno, comunque non ci fosse stato lui a dare questo tipo di mentalità, tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi davvero molto umile da parte sua. Sicuramente anche Daniele sarà felice di sentire le sue parole. Ultima domanda per chiudere, volevo sapere se, visto che ha affrontato tanti mister di grandissimo livello, possiamo citarne alcuni, Guardiola, Mourinho, Antonio Conte, ce ne sono tantissimi. Adesso affronterà Guardiola nella finale di FA Cup e Luis Enrique nella finale di Champions League. Si sente all'altezza di questi big o... Ma loro hanno sicuramente più esperienza. Hanno sicuramente più esperienza perché basta citare i nomi, sono veramente allenatori straordinari. Il mio obiettivo è quello di diventare alla loro altezza e fare anche di più. E penso che questo sia l'obiettivo di qualsiasi allenatore. Però ti dico anche che, come si dice dalle mie parti a Roma, devo ancora mangiare parecchia pagnotta prima di arrivare a quei livelli. Assolutamente, lei è umilissimo, noi la ringraziamo e in bocca al lupo davvero. Crepi? Crepi. E forza Leicester. We came on the night, don't worry about a thing, don't worry.